Dopo l'ok della regione e la riapertura del polo di Grasciano, il CIRSU, quindi all'organico, tornano i problemi in quella zona e lei in prima persona torna appunto a ribadire che è una situazione non più sopportabile, questa volta con delle dichiarazioni forti. Si sapeva che quell'impianto non può più gestire l'organico, l'ho detto a tanti, fra poco sto articolando di nuovo un documento affinché quell'impianto così come sta non può funzionare. La regione deve avere chiarezza, deve avere degli obiettivi concreti su quello che vuole fare con questo impianto. Fino a quando ci sarà Diego Di Bonaventura a Notaresco che si occuperà in primis dei problemi del proprio territorio, ecco, quell'impianto così come sta non può andare bene. Notaresco ha avuto per tanti anni, lo dico, amministrazioni che si sono occupate più dei territori limitrofi che occuparsi del proprio paese, e questi sono oggi i risultati. A me spiace, l'ho detto, non ce l'ho con nessuno, con i comuni soci, mi sento un po' solo, sono spaventato perché sto conducendo una battaglia sempre in solitaria. Io richiamo qui proprio in diretta gli organi di competenza che hanno il controllo sia a livello ambientale, ecco, io lo dico a tutti gli organi, di verificare se l'impianto può funzionare così come funziona. Io faccio informatica, non faccio ambiente, ma in questi anni mi sono documentato, ho dovuto studiare e credo che quell'impianto d'organico così come sta non possa funzionare. Abbiamo degli esempi al nord dove le cose vengono fatte in quartieri residenziali e nessuno si accorge che c'è un impianto di trattamento. Qui nelle nostre regioni purtroppo si è abituati a lavorare in un modo non specifico. Ecco, l'unica cosa che mi spaventa è che mi sento come se fosse un problema che nessuno si accorge. Sembra che sono un folle, forse mi vogliono far passare per folle, come se il problema non esistesse, invece non è così. Questo che mi spaventa. Però ecco, a breve farò l'ennesimo documento alla regione per far sì che questi problemi vengano chiusi definitivamente. O che c'è disinteresse perché c'è troppo interesse? Ecco, questo, ecco, lei ha articolato benissimo in due parole. C'è forse, ecco, disinteresse perché c'è troppo interesse. È vero anche quello che lei dice. Ecco, il problema dei rifiuti è molto scottante, ma io ho solamente un obiettivo, quello di tutelare l'ambiente del mio territorio, la salute dei cittadini.